Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sardabike e oggi vi presento la nuova bici elettrica PVI H500 Pro, ossia una bici a pedalata assistita pensata appositamente per la città. Dispone di una configurazione 100% legale e un alto livello di integrazione dell'impianto elettrico. Inoltre il suo prezzo di listino è davvero molto interessante, visto che in offerta si può acquistare abbondantemente sotto i 1000 euro, una scelta ideale per chi dispone di un budget ristretto. Grazie all'alta integrazione della componentistica elettrica, le tubature sono belle sottili e il look ricalca le sembianze di una bicicletta classica. Farà felice chi cerca una bici elettrica che non dà troppo nell'occhio o chi ricerca delle linee minimali. La PVI 500 Pro dispone di un motore posteriore brushless che eroga 250 W nominali, con l'assistenza sulla pedalata che viene erogata fino ai 25 km/h. Sul carter del motore non viene indicata alcuna potenza, quindi si potrà integrare con un adesivo da 250 W. La batteria da 36V 10A ha una capacità totale di accumulo di 360 Wh e viene integrata all'interno del telaio. Non sarà rimovibile per la carica, ma può essere rimossa per la sostituzione. Sulla carta il pacco batteria assicura un'autonomia longeva che arriva fino a 90 km con una sola carica. Ma ricordiamo naturalmente che questo parametro varia sostanzialmente in base al vostro stile di guida e il tipo di utilizzo. L'assistenza viene erogata con 5 diversi livelli e sarà possibile azionare le diverse funzioni tramite il pratico tasterino remoto al manubrio. Per il controllo delle funzioni troviamo uno schermo LCD ampio a colori che viene collocato al centro del manubrio, che mostra in tempo reale tutte le informazioni di percorrenza e vari altri parametri. Sul manubrio troviamo anche il classico acceleratore che PVI ha configurato come Walk Assist, ossia sarà disponibile solo ed esclusivamente per le partenze da fermo e fino ai 6 km orari. In questo caso risulta quindi perfettamente a norma e può essere utilizzato per circolare su strada in Italia. Inoltre l'acceleratore può essere rimosso completamente dal manubrio grazie al pratico spinotto Quick Release. Passiamo ora alla scheda tecnica, andando ad analizzare la sua componentistica. Si parte da un robusto ma leggero telaio in lega di alluminio 6061 che combina appunto le doti di leggerezza e robustezza. A fronte di un peso complessivo di circa 22 kg per la bici pronta alla marcia, può sostenere un carico massimo di circa 120 kg. All'anteriore troviamo una forcella ammortizzata che dispone di pomello di blocco e regolazione del precarico. La trasmissione da 21 velocità prevede una tripla corona anteriore abbinata a 7 velocità posteriori, in questo caso sempre di Shimano, con cambio SIS e deragliatore Altus. Per la frenata troviamo un set di frenadisco meccanici dotati di sensore power off, che andranno a interrompere l'assistenza del motore quando viene premuta una leva freno. All'anteriore troviamo un fanale LED bianco che viene integrato nel telaio. Manca completamente il fanale posteriore, e in dotazione viene fornito solo un riflettente. Le ruote da 27,5 sono in alluminio e vengono gommate con degli pneumatici tassellati polivalenti che saranno adatti per ogni tipo di fondo stradale e per lo sterrato leggero. In più troviamo un pratico cavalletto laterale per il posteggio, una sella sportiva e un set di riflettenti su pedali e ruote. Sul manubrio troviamo anche il pratico campanello per le segnalazioni acustiche. Dopo questa doverosa presentazione è arrivato il momento di andare a provarla. Ed eccoci al momento della prova. Accensione del display abbastanza veloce, dopo un rapido check siamo subito operativi. Si parte con il livello 0, quindi senza l'assistenza del motore. In questo caso devo dire che la pedalata è molto leggera e fluida, sembra quasi di utilizzare una bicicletta classica. Non si percepisce infatti il peso in eccesso, visto che è ben distribuito all'interno dei componenti. Tasto più e andiamo ad aggiungere il primo livello di assistenza, che
assiste fino a circa 10 km orari. In questo caso stiamo pedalando in modalità muscolare, andiamo quindi al secondo livello, siamo assistiti, il motore entra in maniera leggera e fluida, quindi si percepisce un'assistenza che non va a togliervi comunque il piacere della pedalata. Terzo livello, sale leggermente la velocità, si passa a circa 17 km orari, bisogna mettere una marcia più pesante se non si vogliono far frullare le gambe. Con il quarto livello siamo sopra i 20 km orari. Quinto e ultimo livello, si raggiunge la velocità massima di 25 km orari. Siamo a circa 24 in realtà. Abbiamo a disposizione 7 marce posteriori e 3 corone anteriori. Se si vuole raggiungere la velocità massima bisogna utilizzare necessariamente anche la terza corona, diversamente le gambe frullano troppo velocemente. Portiamo quindi sulla terza corona, in questo caso si raggiunge un livello di pedalata ottimale, quindi i rapporti sono ben calibrati con l'assistenza. Il display risulta bello facile da leggere sia sotto la luce piena del sole che in condizioni di scarsa luminosità ambientale. Complessivamente la bici risulta bella comoda grazie anche alla forcella ammortizzata anteriore che assorbe le asperità del terreno. Ovviamente abbiamo una postura di guida abbastanza attiva vista l'impostazione da mountain bike. Non è proprio una classica city bike, quindi se preferite una guida più sportiva e dinamica sarà una scelta vincente. Per riattivare l'assistenza dopo una fermata serve circa una pedata e mezzo. Ciò nonostante l'assistenza è abbastanza rapida, entra subito in funzione. Passiamo in quella che dovrebbe essere una ciclabile con un terreno piuttosto dissestato. In questo caso gli pneumatici tassellati offrono un ottimo livello di grip anche sui diversi tipi di fondo stradale, visto che andrete sicuramente ad affrontare delle strade non perfettamente pettinate. Il cambio è abbastanza preciso, andiamo a vedere con una lieve salita, in questo caso alleggerendo la marcia riuscirete sicuramente a portarvi a casa anche le salite urbane più impegnative. La coppia è buona, si sente una volta alleggerita la marcia aumenta la coppia e la spinta del motore, maneggevolezza e reattività buone, si riesce a impostare facilmente una curva. Nessun problema per le manovre, quindi davvero ottimo livello di controllo e ottimo feeling di sicurezza sicuramente. Parliamo dell'impianto freni, abbiamo a disposizione un set di freni a disco meccanici che fanno un ottimo lavoro per la loro fascia di prezzo, ripartenza in salita dallo stop senza grossi problemi. Ovviamente la pendenza non è elevatissima, dovrete ricordarvi di utilizzare il cambio. Forcella ottima, anche quando si tratta di cassare dei gradini non sarà un problema, quindi davvero ideale nell'ambiente urbano. Se avete una guida abbastanza dinamica e attiva potrete muovervi agevolmente senza nessun problema. Come vedete si tiene un ottimo livello di comfort e controllo, quindi configurazione ottima con ruote da 27,5. Andiamo a parlare ora di uno dei difetti a mio parere di questo modello. In questo caso se andate a ruotare per sbaglio l'acceleratore si interrompe completamente l'assistenza sulla pedalata e rimarrete senza spinta del motore finché non si riattiva. In questo caso abbastanza strano come comportamento, ma ricordiamo l'acceleratore funziona solo fino a 6 km orari. Quindi una volta ruotato l'assistenza entra in blocco. Ora come vedete ho l'assistenza sulla pedalata, ma se tocco l'acceleratore si interrompe. E in questo caso impiega qualche secondo prima di entrare in funzione. Viste le sue caratteristiche tecniche e come ho già accennato nel video, si presta anche per le percorrenze sterrate di facile difficoltà.
In questo caso, se il sentiero non è particolarmente impegnativo, sarà possibile portarla anche sui sentieri nel weekend per un po' di svago, quindi un'ottima occasione per chi vuole combinare gli spostamenti urbani con appunto lo svago del weekend. Si presta infatti grazie ai pneumatici tassellati che, come vedete, copiano bene ogni tipo di fondo. La tenuta è ottima, si percepisce un alto livello di sicurezza. Quindi approvata sia per l'utilizzo urbano che per l'utilizzo sotterrato di facile difficoltà di percorrenza. Torniamo in studio per le considerazioni finali. Ed eccoci nuovamente in studio per trarre le conclusioni finali. La PVI H500 Pro risulta una bici elettrica davvero versatile e pratica. In questo caso farà felice chi ha a disposizione un budget limitato e vuole dotarsi di una bici elettrica per la città, per gli spostamenti quotidiani e per qualche gita fuori porta del weekend. Si presta infatti per l'ambiente urbano, ma può essere portata anche nel fuoristrada, nei sentieri di facile difficoltà di percorrenza. Chiudiamo il video parlando di imballaggio e montaggio. La scatola è bella robusta e l'imballaggio è davvero ben fatto. L'H500 Pro viene spedita dal magazzino europeo e quindi in circa una settimana sarà a casa vostra, senza tasse né dazi doganali. Il montaggio è abbastanza semplice. Dovrete mettere in sede il manubrio, la ruota anteriore, i pedali e il tubo sella. In dotazione vengono forniti anche degli attrezzi di cortesia, il manuale utente e naturalmente non manca il caricabatterie. Se volete approfondire maggiormente sulla sua scheda tecnica o se avete deciso di acquistarla, vi lascio sotto in descrizione il link accompagnato da un codice sconto. In questo caso, se avete qualsiasi domanda, scrivete sempre sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!